scoperto dalla Guardia di Finanza di Pescara un cash point abusivo per i cosiddetti furbetti del reddito di cittadinanza e finito nel mirino delle fiamme gialle del capoluogo adriatico un tabaccaio pescarese che, in cambio di una provvigione calcolata sulla base di un tariffario esposto al pubblico, monetizzava gli importi caricati sulle card rilasciate ai percettori di reddito di cittadinanza. Al termine delle indagini, 5 persone sono state denunciate all'autorità giudiziaria con l'accusa di truffa ai danni dello Stato per i percettori di reddito e per il tabaccaio e i suoi collaboratori per esercizio abusivo di attività finanziaria. Qui le regole sono state apertamente violate grazie alla compiacenza di un tabaccaio che svolgeva vere e proprie funzioni di bancomat illegale. Alle sue prestazioni si sono rivolti diversi percettori del reddito di cittadinanza per eludere, per aggirare il divieto di prelievo del contante mensile che è di 100 euro. Qui fingevano sostanzialmente di effettuare acquisti di beni di prima necessità, ma in realtà intascavano i soldi grazie alla compiacenza del tabaccaio che per questo servizio illecito riceveva una provvigione. Addirittura abbiamo scoperto che aveva un vero e proprio tariffario nel proprio negozio per dimostrare ai clienti quanto avrebbe preso per questo servizio illecito. Le indagini si sono basate sulla nostra attività di intelligence. L'attività informativa è stata fondamentale anche in questo caso e ci ha permesso di intercettare questa situazione. Abbiamo poi acquisito le immagini che sono state adesso mascherate, rese pubbliche e che ci hanno permesso di capire che nel giro di poche ore il tabaccaio ha monetizzato migliaia e migliaia di euro.